Io ringrazio caldamente questa magnifica giuria che oltre ad aver avuto questa attenzione nei miei confronti ha soprattutto tenuto conto di un fatto estremamente fondamentale, che se non ci fossero persone da aiutare non ci sarebbe chi le aiuta. E questa potrebbe sembrare una considerazione molto elementare, in fondo lo è, perché quello che intendo dire, esprimere, è che bisogna, prima di ricevere questa onorificenza, usare bene gli occhi e usarli tutto il giorno e anche la notte, guardare attentamente negli occhi degli altri, perché quando di solito, e questo lo facciamo un po' tutti, incrociamo lo sguardo di qualcuno che è sofferente, il nostro tempo comincia a diventare un pochino troppo pressante e allora ci avviamo verso il nostro destino o la nostra destinazione, lasciando il problema di qualcun altro irrisolto. Noi sono 13 anni che stiamo sottoponendo al Comune di Roma e a tutte le autorità competenti questo nostro messaggio, che vuole rappresentare un malessere che non è soltanto giovanile, ma credo che ormai investa un pochino tutte le fasce di età della nostra città e del nostro paese. E 13 anni sono una somma estremamente cospicua di tempo che io personalmente ho dedicato a questo messaggio e a questa proposta, a questo progetto, e con me molte altre persone, perché il premio che mi viene oggi riconosciuto è un premio che io vorrei dedicare a tutti quelli che hanno avuto la pazienza da Piazza Navona fino al forum del Foro Italico e in altri appostamenti dove noi siamo andati per timidamente, come fossimo dei pellegrini, andavamo a proporre questa nostra novità, questo nostro modo di raccontare la vita. E proprio queste persone che inizialmente con una semplice stretta di mano, con una tacita collaborazione, hanno fatto sì che questi 13 anni a noi non ci siano pesati, mentre sulla coscienza peseranno a tutti quei stronzi, e mi permetto di usare un termine assolutamente improprio ma adeguato, credo, alla nostra vicenda, che pensano che tutto sommato il fatto che noi non siamo nati con un tatuaggio di quelli ridondanti, non avendo avuto parentele che pure se avessimo avute altolocate non le saremmo andate a disturbare per nessuna ragione al mondo, perché la cosa più infame che si può fare è fare la beneficenza per scaricarsi le tasse, come dicono tanti signori, oppure per cercare di allontanare il più possibile il problema da noi stessi. L'assegno dovrebbero girarselo direttamente loro e farsela loro l'elemosina. Grazie del premio.